a Siderno, in Calabria. Che cosa abbiamo davanti a noi? Che cos'è? Ma voi sapete chi lo ha realizzato e quando? Io parlo. Non quando, ma chi l'ha realizzato? Giuseppe Correale. No, Giuseppe Correale. Ma voi sapete questo signor Giuseppe Correale di dov'era? E perché l'ha realizzata? Perché viveva a Siderno. Perché viveva a Siderno? Così tanto per. Ci piaceva a Siderno. Il signor Correale, mi correggerà il figlio, lui è il figlio del signor Correale, Francesco Correale, mi correggerà se sbaglio, l'ha realizzata, un'opera commissionata nel 1900, da un comitato il cui presidente era Luigi Brugnano, che già avete... Il presidente del signor Buttà. Quindi lo sei adesso. Buongiorno ragazzi, buongiorno e complimenti per questa iniziativa, a voi, agli organizzatori, ai vostri insegnanti, eccetera. E io vi terrò poco perché il sole scotta, quindi vi racconto brevemente come è nata l'idea di fare questa statua. È nata casualmente da un gruppo di amici, l'ideatore è stato Giuseppe Buttà, che era comproprietario di questo bar che vedete qua, che poi ha lasciato, il quale per la devozione verso San Francesco di Paola, che è un santo della nostra regione, della nostra terra, eccetera, e per l'amicizia che aveva con lo scultore Correale, amicizia che condividevamo tutti, e partorì questa idea di fare sto monumento a San Francesco. Ci riunimmo nel 1992 nella sua falegnameria, che è in una piazza qua del Rione Sbarre, 5-6 amici, e cominciamo a ragionare di questo progetto, di questa idea, un'idea per il tempo abbastanza ambiziosa, perché attraversavamo un periodo di difficoltà economiche, c'era la crisi del petrolio, i soldi in giro erano pochissimi, le famiglie avevano pochi soldi da dare e il comitato che costituimmo doveva andare in giro e chiedere un contributo, quindi eravamo un po' pessimisti. Malgrado questo, acquisita la disponibilità e la tecnica è la stessa, è molto complicata e molto complessa. E allora abbiamo raccolto questa somma e nel 94 ci siamo preparati per la posa in opera. Tenete conto che lo scultore, che era innamorato del suo paese, un artista che ci è invidiato da tutta Italia, ammirato ed apprezzato da tutta Italia per le sue qualità e le sue capacità, innamorato del suo paese, tornò qui e dedicò quest'opera al suo paese. La ringhierina che vedete l'ha disegnata lui. Il basamento del San Francesco che vedete l'ha realizzato lui. Se notate, il marmo, il travertino scelto da lui, la tipologia di marmo, il disegno e tutto, non ha un il marmo è incardinato con una tecnica che ha trovato lui con la sua sapienza. Anche il pannello sotto è una sua opera, e tra l'altro nel pannello, come era consuetudine spesso nel scultore Correale, era raffigurato il nostro cittadino che oggi non conosce, un professore, un insegnante della scuola elementare, il professor Bombara, Francesco Bombara. Se notate, non si riconosce facilmente. E allora nel 94 ci preparavamo a mettere il monumento qui, trovando questa difficoltà da in un capannone momentaneamente depositato lì nel 94 nella zona industriale, in attesa di avere il nulla osta. Successe a novembre, non riuscivamo a sbloccare per nulla la situazione, che in un'esplosione di una fabbrica che operava in quella zona, un serbatoio partì come un razzo, sfondò la copertura di questo capannone che si era di proprietà dei fratelli Romeo, cadde sul piede della statua di Sant'Angelo, e questo episodio ha portato anche bene alla comunità, perché se non ci fosse stato il santo, la statua lì, questo serbatoio abbastanza pesante,
rimbalzando sarebbe finito sulla strada che era vicina, e può darsi che ci passava qualche macchina. Quindi ci rimettemmo all'opera, mandammo di nuovo il monumento a Firenze nella batteria che lo aveva realizzato, quindi nuovi costi eccetera, aprimmo una pratica assicurativa che ci risarcì del danno, e finalmente nel 90, primi mesi del 95, il San Francesco ritornò qui. Intanto, per sbloccare la situazione, ci rivolgemmo al vescovo dell'epoca, che era Monsignor Bregantini. Andammo in delegazione e gli chiedemmo un suo intervento per poter sbloccare questa situazione. Oggi abbiamo parlato, due giorni dopo avevamo avuto il nulla osta. E allora abbiamo iniziato a realizzare il basamento, grazie alla disponibilità di un'impresa del luogo, l'impresa Leonetti, che lavorò gratuitamente. Quindi vedete quanta gente ha voluto bene al paese, volenterosa e disponibile. E nel 95 siamo arrivati alla inaugurazione del monumento. Questa è la storia, molto semplice. Cosa possiamo ricavare? Secondo me alcune indicazioni, alcuni esempi utili. Primo, bisogna voler bene al proprio paese, bisogna amare il proprio paese e migliorarlo. Secondo, bisogna pensare che tutte le cose, se si è animati da passione e da volontà, sono realizzabili, anche se all'inizio appaiono impossibili, quindi bisogna avere dei sogni. Terzo, la condivisione, la sinergia, l'impegno l'unione di tutti riesce a superare tutti gli ostacoli possibili. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro una buona prosecuzione in questo giro. In mare, verso lo scirocco, verso la striscia che va verso lo stretto di Messina. Miracolo. Dove c'è stato il miracolo. Sì. Infatti nel pannello che c'è alla base del monumento, da una parte viene rappresentata la vita dei pescatori, perché sono devoti a San Francesco. Dall'altra parte del pannello c'è proprio la storia religiosa, praticamente la storia narra che San Francesco si aiutò con il suo mantello, lo gettò sul mare per attraversare la Catona verso lo stretto di Messina, che è la zona più vicina tra i due posti. È stata progettata per essere posata di fronte al mare. Sì. Volevo aggiungere, giusto per notizia, noi abbiamo avviato un anno e mezzo fa una nuova raccolta che abbiamo completato, e abbiamo la disponibilità delle somme necessarie per la lucidatura del santo. Qua siamo davanti al monumento al marinaio. Ragazzi. Monumento che è stato realizzato nel 1990, grazie all'amministrazione comunale di allora, capeggiata dal sindaco Paolo Catalano e da tutti gli amministratori che non sto qui ad elencare, altrimenti faremo tardi. Cercherò di essere molto molto breve, conciso e veloce. E allora, il monumento rappresenta appunto la vita dei marinai. È stato realizzato in bronzo, il palo dove sorregge la vela praticamente e simboleggia la vita terrena che parte dalla terra appunto e va e si innalza verso il cielo. Se notate nella vela c'è un foro, quel foro rappresenta il sole o la luna, dipende dagli orari. La vela, come vedete, volteggia, fa dei cerchi concentrici. Questi cerchi rappresentano, per mio padre, rappresentano la vita
complessa, complicata, pericolosa che affrontano i marinai e tra virgolette i pescatori, perché inizialmente doveva essere un monumento al pescatore. Anche perché Siderno, la nostra città, è una zona a vocazione di pescatori, quindi soprattutto nella marina, nella parte della marina, l'attività primaria di tantissimi anni fa era proprio la pesca. Quindi i pescatori si davano tanto da fare e questo monumento è stato dedicato quasi esclusivamente a loro, alla loro vita, alle loro attività che comportano tanti tanti sacrifici, soprattutto durante la notte, quando il mare è in tempesta. Quindi, appunto come diceva la professoressa, a Siderno abbiamo avuto due zone di pescatori, una che è la più importante, che adesso non c'è più purtroppo, era nella zona centrale, vicino alla stazione di Siderno, più o meno di fronte, e poi adesso non c'è più, appunto c'era il pescatore, come si chiama, Mazzolari, insomma c'era il Bolognino, ce n'erano tanti di pescatori. Ora, e poi è nata la zona delle spalle. La parte sottostante il monumento, dove c'è questa vasca, praticamente simboleggia, c'è quasi un accenno a simboleggiare una barca, una nave. Praticamente, se voi notate, c'è questa parte utilizzata qui davanti, dove c'è la prua, diciamo, della nave, e poi alla mia destra, alla mia sinistra, alla mia destra, giusto, c'è la poppa, alla mia sinistra la prua, che simboleggia appunto un accenno di una nave. E poi ai lati del pilastro ci sono questi cubi che sempre richiamano la vita del marinaio, queste figure allungate, stilizzate, che rappresentano il mare, che poi viene riprodotto anche sotto il basamento tra il marmo e il bronzo, quelle onde del mare, che tra l'altro è il tema predominante di Siderno e del monumento al marinaio, che è appunto dedicato a tutti i marinai d'Italia. Negli anni 1990, quindi appunto, c'è stata l'inaugurazione di tutta la nave in Italia, bellissima, che ha con i cannoni e ha fatto un saluto con due spade, diciamo, a salve, e ben appunto per... sì. Mi dispiace che il tempo è poco, stare qui sotto il sole, magari sinceramente, negli studi futuri ma io per questo dicevo prima lì al Monumento San Francesco che i bambini dovrebbero poi eventualmente approfondire la conoscenza del monumento. Posso anche dare io una mano d'aiuto, magari entrando nella fase tecnica, come è stato realizzato. Sì. Sotto l'amministrazione Ianno Pollo. Diciamo che la realizzazione è stata resa possibile soprattutto per un sostanzioso contributo effettuato da un cittadino sidernese che vive in Canada, il signor John Bumbaca, che penso che ancora sia in vita, avrà quasi 100 anni adesso. Speriamo di sì. Comunque, grazie a lui che ha contribuito per più della metà della spesa sostenuta per la fusione e non solo, è stato possibile realizzare appunto la parte in bronzo della chiesa di Porto Salvo, che è suddivisa in 8 pannelli in bronzo, che ognuno dei quali raffigura la vita di Maria Santissima di Porto Salvo. C'è l'Annunciazione, cioè non sto qui a spiegarvi adesso nei dettagli perché ci vorrebbe un po' più di tempo e non è cosa a quest'ora. Ad ogni modo, su questa iniziativa è stata inaugurata nel 1988. Un solo particolare vi voglio dire,
nell'ultimo pannello in basso a destra, quel signore accovacciato seduto e rappresenta un Paricola, che era un personaggio che ha vissuto a Siderno per tantissimi anni, non era di Siderno, ma ha vissuto a Siderno per tantissimi anni, e un barbone che girava per il paese raccogliendo la carta, insomma dava un contributo, ed era un ex pescatore, infatti sta pulendo le reti, e mio padre l'ha voluto incontrare perché se lo ricordava sin da piccolo, e l'ha immortalato in altre due sculture, una delle quali è nella stanza della sindaca di Siderno. È considerato che era un personaggio che ha dato lustro nel suo modo, con il suo modo di fare a Siderno, l'ha voluto immortalare. Ora non andiamo oltre perché fa troppo caldo, però vi ripeto, sempre con quello che vi ho detto prima sul lungomare, la storia della porta, volendo, la possiamo discutere in un altro momento con più dettagli, con più, avendo più tempo a disposizione, con meno caldo possibilmente, e non all'altro tempo. Quindi un grazie veramente a ognuno di voi, un abbraccio a ognuno di voi, compreso la maestra, la vicinessa, tutti i presenti, Domenico, il nostro amico operatore. E speriamo di poter riprendere in altri momenti. Grazie ancora.